Buongiorno a tutti, questo è un progetto sviluppato da Alessia Spirato, che è un modello turistico virtuale nel servizio. L'idea appunto è quella di creare una soluzione tecnologica e innovativa di presenza turistica nel rispetto del territorio, un turismo sempre più responsabile e sostenibile. È una valida alternativa alla presenza di masseria, è un'evoluzione nel classico concetto di agriturismo, perché appunto mostra questa progettazione green line, quindi impatto zero in termini territoriali, attraverso la edilizia, l'autosostenibilità energetica e tutti i materiali di produzione. L'obiettivo quindi è quello di rendere questo percepibile un'esperienza che la virtuale diventa reale attraverso l'innovazione, e questo senza alterare gli equilibri degli uomini in cui si inserisce. Ecologico cos'è? È un villaggio appunto ecosostenibile, è composto da una serie di moduli abitativi, 40-50 abituali, che sono legati tra di loro da edifici, all'interno dei quali sono raccolte le funzioni comuni e di socializzazione. E questo avvenendo soprattutto di sistemi che sono ovviamente utili per le smart grids. Al suo interno sono previsti poi dei laboratori delle attività didattiche che avvicinano i produttori di questi luoghi al territorio, alla natura e alle tradizioni. Questo è posizionato, e questo è importante, all'interno dei nostri territori, quindi delle campagne in supporto alle attività produttive di produzione dell'olio alpino, o ancora più importante all'interno dei parchi naturali. Vi ricordo che la Puglia ha 40 parchi naturali, tutte quante zone protette e inaccessibili, che attraverso questi ecovillaggi possono diventare sicuramente anche economicamente sostenibili. Quindi tutto nel rispetto del turismo potenziale. Ho alcuni esempi di turismo potenziale nel mondo. È una risposta allo sviluppo del messo territoriale, perché sensibilizza e incentiva sviluppo responsabile, la cultura dell'ambiente attraverso il rispetto delle risorse, lo sviluppo dell'economia locale attraverso tutti quanti gli elementi dell'economia locale e dell'innovazione, e soprattutto attraverso la qualità dei servizi. I pilastri del progetto sono quattro, raggruppati in questi quattro zeri: 0 km, 0 consumi, 0 rifiuti e 0 attrezzi. 0 km perché oltre all'utilizzo di materiali autoctoni locali, si utilizzano anche le istanze locali, si coinvolge la popolazione locale attraverso la diffusione della conoscenza, della tradizione, dell'insegnamento delle popolazioni locali, e soprattutto l'uso del consumo di prodotti agroalimentari a fine lavoro. Quindi è tutta quella che l'economia chilometro zero. Zero consumi attraverso l'utilizzo di sistemi tecnologicamente evoluti, forme alternative di energia alternativa, quindi almeno fotovoltaica di nuova generazione, eolico, geotermico, nuova produzione prodotta da micro soggetti energetici. Smart grids, quindi ci permette di lavorare su un impatto eco-friendly, quindi un basso impatto ambientale, utilizzando cavi elettrici come sistema basso impatto, che abbiamo detto, per ridurre il carrellaggio, per distribuire l'energia prodotta dalle fonti alternative all'interno di tutto quanto il villaggio. Quindi utilizzare questo sistema anche per sistemi di sfruttare le conoscenze del cliente attraverso il microchip, oppure la possibilità di prevedere l'accensione di illuminazione su tutto il percorso del villaggio senza disturbare la fauna locale, e ancora la possibilità di distribuire informazioni su tutto il territorio. Quindi l'efficienza energetica diffusa attraverso la rete intelligente, ma anche servizi informativi e la possibilità di usare mezzi di spostamento elettrici o IGBT sia all'interno che in prossimità del villaggio. Altri esempi di utilizzo di questi sistemi innovativi sono appunto la possibilità di accedere alle protette, la connessione al sistema di illuminazione interattiva e l'utilizzazione di pochi sistemi tecnologicamente avanzati e servizi di multitasking all'interno delle aree tecnologiche. Zero rifiuti, perché oltre all'utilizzo di materiali autoctoni, che sono materiali naturali e riciclabili, possiamo avere anche l'educazione al riciclo del rifiuto attraverso il riconoscimento dei rifiuti stessi attraverso il
Insieme a questo è l'ultimo, il pilastro, la possibilità di utilizzare le sedute delle parti comuni del villaggio per coprire le pareti o anche le finestre attraverso degli schermi virtuali per lavorare sui sistemi appunto di tecnologia avanzata. Quindi vabbè, poi ci sono varie altre applicazioni e il tutto sostenibile attraverso un investimento di 6 milioni di euro, 50% a fondo perduto, 30% finanziamento agevolato e 20% in euro. Grazie.